Ciao pezzini, video tag, il meglio ed il peggio di me. Sputtaniamoci per un po'. Questo tag è stato ideato da, lo leggo perché ovviamente non me li ricordo mai, Red Lipstick 011, Tenera Loca e The Beauty Tricks. Grazie mille per aver inventato questo tag. Io l'ho visto da Nadia Tempest, dal canale di Nadia Tempest, che bacio e abbraccio, Nadietta grande. Da Stevie 1986 che mi ha taggato. L'ho visto anche fare da Andre Moore, direi, pochi giorni fa l'ha fatto. E poi se mi è sfuggito qualcos'altro chiedo scusa. Ed è un tag abbastanza interessante, quindi ho pensato, vabbè, sì, è vero, praticamente non faccio più video da millenni su YouTube, ma cominciamo con un altro tag che può raccontare ancora qualcosa di me e far capire, insomma, e sputtanarmi esattamente come ho detto prima. Cominciamo! Il migliore ed il peggiore appuntamento. Dunque, ora lo racconterò, però qualcuno potrebbe pensare, madonna mia che cagacazzi che sei e bla 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 bla. Ma è vero, io sono un po' particolare, ci sono cose che proprio non mi vanno giù e quindi basta, pietra sopra, affanculo, insomma. Praticamente, appuntamento con una ragazza, e come voi sapete le donne tendono a farsi attendere, e vabbè, lo sappiamo, io già per me è una cosa assurda, perché se alle 9 hai l'appuntamento, alle 9 tu devi essere pronta, perché ti devi organizzare in modo tale da essere comunque puntuale, ma vabbè, 5-10 minuti posso anche capirli, insomma, posso cedere qualcosa, magari hai avuto da fare prima, insomma, ci sta. Ma che ci sentiamo? Alle 9 ci diamo l'appuntamento. Io alle 9 sono lì sotto e ti scrivo, guarda, sono qui sotto. E tu mi scrivi, ah ok, guarda, scusami, 10 minuti e scendo. E ti presenti a manca un quarto alle 10. Ciao. Cioè, ma proprio vaffanculo realmente. Non esiste al mondo, soprattutto perché mi manda il messaggio con scritto, oh, scusa, 10 minuti e scendo, cioè mi prendi pure per il culo. Dimmi tranquillamente, guarda, abbi pazienza, ho avuto un contrattempo che possiamo fare un tre quarti d'ora dopo, anche se comunque ero già lì, cioè voglio dire, lo sai perfettamente se sarai tanto in ritardo o meno, lo sai anche 2 ore prima volendo, quindi inutile che mi stai a contare quella dell'uva. Quindi il fatto che sono già lì sotto effettivamente sarebbe stato comunque maleducato secondo me scrivermi, guarda, sono tre quarti d'ora in ritardo, io che cazzo facevo comunque. Fatto sta che dopo mezz'ora, visto che aspettare mi cago il cazzo in una maniera indegna, le mando un messaggio e le scrivo, guarda, abbi pazienza, fa freddo e non ho voglia di stare qui ad aspettare, quindi me ne vado a casa. Quando sei pronta e sei già giù nel portone, o comunque abitavamo vicini, mi fai uno squillo e io ti raggiungo e ti vengo a prendere. E quindi già è cominciata malissimo, sia da parte sua, cioè sia da parte mia nei suoi confronti, che da parte sua nei miei di confronti, una volta che poi le ho mandato questo messaggio, insomma. E va bene, insomma, lei scende, mi manda messaggio, io arrivo incazzato, più che incazzato ero proprio svogliato, nel senso che a quel punto io non avevo più voglia di conoscere quella persona. E quindi sì, siamo usciti, ma è stato tutto molto molto freddo, abbiamo parlato poco, ci guardavamo intorno, insomma, ci siamo vestiti poi alle 10 e a mezzanotte ognuno era a casa propria. Neanche a dire che non l'ho né mai più vista, né più sentita, vabbè, né più sentita chiaramente, ma non l'ho davvero neanche più vista, vabbè. O forse sì, ma lei ha fatto finta di nulla, io poi sono un po' cretino, non è che mi renda bene conto di chi ho intorno, quindi vabbè, insomma, questo è stato il mio appuntamento peggiore in assoluto. Il migliore invece, diciamo che il migliore, cioè secondo me le cose migliori in generale sono sempre quelle un po' inaspettate, ovvero quelle serate nella quale non hai aspettative di niente, però succedono tutte cose invece molto, molto belle, molto, molto carine, insomma. Praticamente una sera ero fuori con degli amici e un amico si è portato dietro altri amici ed amiche, no? E niente, abbiamo passato una serata a ridere e scherzare tutti insieme e io ho cominciato a parlare un po' più spesso con una determinata persona e come dire, abbiamo parlato, abbiamo riso, abbiamo scherzato, ci siamo abbiamo parlato del più e del meno, di cosa faceva lei nella vita, di cosa facessi io nella vita, cose così e niente, quella sera ci siamo salutati, ciao, è stato davvero un piacere conoscerti, ciao, ci siamo scambiati il numero di telefono.
Il giorno dopo, ciao, come va? Il solito messaggio. 2 giorni dopo, ancora più messaggi. Il terzo giorno, la telefonata. Io odio parlare al telefono, ma c'è stata la telefonata. Anche il quarto giorno, ho detto, vabbè, guarda, se ti fa piacere, nel senso, a me farebbe molto piacere, ci andiamo a mangiare qualcosa, parliamo. E niente, poi siamo andati a mangiare fuori qualcosa, mi ha parlato, insomma, ci siamo piaciuti. E quello è stato un po' inaspettato, perché comunque non... da quella serata lì, quindi quella del principio, non mi sarei aspettato mai nulla, e invece è stata una bella sorpresa. Quindi quello lo ricordo un po' come un appuntamento molto, molto bello, perché è venuto tutto naturalmente, senza, come dire, forzarsi, senza far vedere un lato di se stesso piuttosto che un altro, no, totalmente se stessi. E insomma, sono stato proprio, proprio bene, devo dire. Il miglior complimento ed il peggior complimento, che, come ha detto Andre Moore, se è peggiore non è un complimento, comunque vabbè. Allora, il miglior complimento sicuramente lo... Allora, cioè, nel senso, non è il migliore in assoluto, però quello che mi viene in mente adesso è questo. Quando nel 2007 sono dimagrito e ho perso 35 kg, io lavoravo nel famoso negozio di foto, no? Ho cominciato, cioè mi sono messo a dieta a febbraio e in estate praticamente li avevo persi. Quindi persone, clienti che sono venuti tipo a febbraio-marzo in negozio, poi sono tornati in estate, quindi non hanno visto tutta la mia... il mio dimagrimento, la mia transazione, stavo dicendo, ma non c'entra cazzo, il mio dimagrimento. E quando appunto sono tornate in estate, mi guardavano e mi chiedevano se io ero lo stesso ragazzo che lavorava lì in quel negozio quest'autunno, perché secondo loro ero totalmente cambiato, cioè ero proprio un'altra persona, proprio esteticamente, e quindi quasi irriconoscibile. Cioè, per me era un complimento assurdo, perché mi facevo abbastanza cagare e non è che mi trovassi poi uno strafigo, però il fatto che le persone mi dicessero che sembravo totalmente diverso e che comunque stavo bene mi galvanizzava da morire, e quindi stavo, cioè, lo reputavo un ottimo complimento, a mio parere. Poi vabbè, gente che mi dice, madonna, che mi dice, madonna che bei denti che hai, quello per me è il complimento massimo, assolutamente, lo sapete. E quindi insomma, diciamo che questi sono i complimenti migliori, a prescindere poi dalla questione caratteriale, nel senso che poi le persone che ti dicono, per esempio parlando con mia madre, madonna, suo figlio com'è educato, com'è disponibile, com'è qui la sua, è chiaro che fa piacere, però diciamocelo poi, chiaramente quando uno ti fa degli apprezzamenti fisici, tu sei godi come un dannato porco in calore, insomma. Il complimento peggiore allora, avendo io un'area un po' così scema, cioè, sì, non trovo altri termini, e sono sempre un po' così, un po' nel mio mondo, un po', soprattutto ultimamente, sono un po' nel mio mondo, non capisco molto quello che mi succede intorno, non capisco alla prima ciò che mi viene detto, e quindi, come dire, le persone tendono, che non mi conoscono chiaramente, tendono a farsi un'idea di me, della serie, vabbè, poverino, è un po' scemo, è un po', cioè, nel senso, ma non è che lo dicono con cattiveria, cioè lo dicono della serie, vabbè, poverino, questo è proprio, cioè, tipo, è un po' limitato. E una volta mi è stato detto, quando poi con una persona che pensava quello ho cominciato a parlare un po' più approfonditamente di determinati discorsi, si è ricreduto e quindi me l'ha detto, mi ha detto, guarda, complimenti, perché alla fine sei una persona che comunque parla, fa, si interessa di molte cose, e io ti pensavo un po' uno scemotto, invece mi devo ricredere, che dal suo lato era un complimento, dal mio lato no, perché praticamente mi hai dato del cretino. Sì, ti sei ricreduto, ma fondamentalmente pensavi che prima fossi un cretino. Quindi sono quei complimenti, non complimenti, della quale ci avevo fatto anche un video 10 anni fa, che ti lasciano un po' perplesso, ma va, insomma, a che chi se. Il migliore ed il peggior viaggio. Non ho mai viaggiato fondamentalmente, ho viaggiato davvero pochissimo, e il viaggio proprio inteso come viaggio l'ho fatto una sola volta, quando sono andato in Egitto, e sicuramente è stato il migliore, ma perché fondamentalmente è stato l'unico. Poi mi sono divertito all'ennesima potenza, ho conosciuto delle persone fantastiche, ho visto delle cose meravigliose che mai più al mondo probabilmente rivedrò,
E quindi, cioè, mi sono proprio divertito, perciò, scusate, sto sbavucchiando, che schifo, tipo mugni. E quindi, insomma, sicuramente quello è stato il miglior viaggio, se non unico. Il peggiore, sinceramente, non saprei dirlo, perché poi, cioè, ripeto, non sono stato da nessun'altra parte. Sono stato 4 giorni a Napoli, ma mi sono divertito. Sono stato in Sicilia, ma mi sono divertito, e poi le nostre vacanze ce le passavamo in campagna, dove vado, a Silvano d'Orba, ma mi super divertivo, quindi la peggiore direi proprio che non c'è. Migliore e peggior film, ecco, qui io non riesco a fare una classifica, nel senso non riesco a dire qual è il mio film preferito in assoluto o comunque il peggiore in assoluto, perché ne ho visti molti che mi sono davvero tanto piaciuti e ne ho visti altrettanti che mi hanno fatto realmente schifo, quindi non saprei dire. Ora, uno fra tutti che mi è piaciuto, boh, posso dire, a parte i film horror, tutti sapete che mi piacciono i film horror, quindi quelli mi piacciono, però, ma non lo so, cioè dirvi proprio uno che estremamente mi è davvero tanto, scusate, tanto piaciuto, non lo so. Non lo so davvero, mi è piaciuto davvero molto quando lo vidi all'epoca, L'Uomo Bicentenario, cioè l'ho trovato davvero un film bellissimo, tristissimo, cioè sofferto da morire, secondo me è molto molto, cioè è triste, se non l'avete visto guardatelo, secondo me merita, e mi era piaciuto davvero tanto all'epoca quello, però chiaramente non posso dire che sia il mio preferito, ma adesso non mi viene in mente quale potrebbe essere uno dei miei preferiti, insomma. E invece di film brutti ne ho visti davvero tanti, ma davvero tanti, per esempio a me gli Sventura mi hanno fatto assolutamente cagare, io a me sta sul cazzo in una maniera atroce, Jim Carrey, sì, quelle facce che fa, il cercare di far ridere con le facce, madonna mia, non mi sta in culo sta cosa, non riesco proprio a guardarlo, quindi quelli mi hanno fatto schifo, poi vabbè, mi hanno fatto Dodgeball, mi ha fatto davvero cagare, oltretutto al cinema ero andato a vedere. Vabbè, insomma, tanti mi hanno fatto cagare, però non riesco a classificare. La cosa migliore che hai mai mangiato è quella peggiore. Allora, non c'è una, nel senso, io so perfettamente quello che mi piace e quello che non mi piace, quindi semplicemente ciò che mi fa schifo non lo mangio. È vero, in precedenza l'ho assaggiato e non mi piace, però non posso dire minchia, ma davvero ho fatto schifo da vomito. Non mi piace e non la mangio. Ciò che mi fa realmente vedere il vomito, ma lo saprete ormai tutti, è la cannella. Cioè io non riesco neanche a sentire e a percepire minimamente l'odore della cannella. Vomito. Cioè mi viene proprio il conato di vomito. E vomito. Nei dolci in cui ci mettono la cannella, e quasi sempre ormai ci mettono sta cazzo di cannella nei dolci, io non riesco neanche a sentire l'odore. Infatti non lo mangio perché, cioè, mi salta proprio al naso, non so come si dice, mi salta proprio al naso, e quindi non, boh, lo scarto a prescindere, mi fa proprio schifo. Quando lavoravo nel bar e le persone mi chiedevano di correggere il caffè con la cannella, io gli davo il dispenser della cannella e se lo facevano loro io mi allontanavo, perché sennò avrei, cioè, gli avrei fatto il caffè corretto col vomito, non mi sembrava molto a caso. E invece il cibo migliore è la pizza. Cioè, io sfido chiunque, secondo me la pizza è la cosa più buona al mondo. La pizza insieme alla focaccia. No, la pizza. Cioè, la pizza è proprio, oh, mamma mia, io la mangerei tutti i giorni se solo non avessi una intolleranza ai lieviti. Ma la mangerei tutti i giorni, insomma. E quella è in assoluto la cosa più buona. Il regalo migliore e peggiore. Allora, il regalo migliore è stato sicuramente alla mia comunione che mi è stato regalato il computer, il primissimo computer, che con il quale non si poteva neanche accedere a internet, c'era proprio di quelli vecchi, di 2 punti, CD giochi, 2 punti, e poi scrivevi il nome del gioco, avevi 2 floppy e quindi facevi A, 2 punti, A giochi, 2 punti, insomma, cose così, atroce, non potevi farci un cazzo e quindi stavo lì, giocavo tutto il giorno, ma poi anche lì non è che i videogiochi mi piacciono, anzi zero, quindi anche lì poi mi cagavo il cazzo molto molto presto e perciò boom, troncato lì. Però lì per lì, quando mi ha fatto vedere sto cazzo di computer, cioè ero, penso che sia stata la mia prima sborrata, penso. Quello peggiore, non saprei, non vorrei fare un torto a nessuno, ma una volta c'era questo, almeno
nella mia famiglia adesso non più. Nel senso che tutti facevamo regali a tutti quando c'era un po' più di disponibilità economica, anche perché ora siamo in 150 e quindi anche con sto cazzo che si fa regalo a tutti, insomma. E quindi mi arrivavano proprio di quei regali stupidi, tipo le calze, e tipo il porta quello, e tipo il soprammobile. Ora, finché lo regali alla mia età, cioè le calze davvero mi fanno comodo, poi se mi prendi le calze carine mi piace, il soprammobile in un certo modo del mio stile che mi piace e lo apprezzo, ma quando sei bambino, cosa cazzo vuoi che me ne frega a me delle calze, scusa? E quindi, cioè, quelli sono assolutamente regali stupidi. E ho sempre pensato, cioè, evita di farmeli, perché io cosa ti devo dire? Ah, grazie, grazie, molto, grazie, cioè, che cazzo. La migliore e la peggior cosa mai successa. Vabbè, la peggior cosa, neanche a dirlo, sono sicuramente i lutti, no? Quindi le persone che ti lasciano, alle quali vuoi realmente molto 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 bene, che ti hanno accompagnato per tutta la vita, penso che sia davvero una delle cose più atroci. E, avendola vissuta, posso dire realmente che è in assoluto la cosa peggiore, perché se quasi a tutto c'è rimedio, a quello no, nel senso, boh, te devi semplicemente fare una ragione e basta. Impara a convivere un minimo con il dolore e boom, insomma. Quindi quella è sicuramente la cosa peggiore. La cosa migliore, oddio, io non vorrei fare quello che fa la sviolinata, però secondo me la cosa migliore è proprio essere nato nella famiglia in cui sono nato. Famiglia intesa come sì, padre, madre e sorella, ma anche proprio familiari vari, nel senso che io sto proprio bene con la mia famiglia, io mi diverto con la mia famiglia, io voglio bene alla mia famiglia, io sento il bisogno della mia famiglia, quindi secondo me quella è la cosa migliore che potesse succedermi in assoluto, perché so di poter sempre contare su qualcuno, cioè, ma proprio sempre, io non sarò mai solo, sempre. Per quanto ogni tanto, molto spesso io mi senta solo, di fatto poi non lo sono, però insomma, ogni tanto scindere le due cose è complicato. Cioè sì, direi quello. Ora, se devo dire una cosa invece che non mi aspettavo minimamente e che mi è successo e ho molto apprezzato, è proprio YouTube. Non di avere un seguito, comunque vi ringrazio perché ho raggiunto i 25.000 iscritti e passa, quindi sono assolutamente felice di questo, mai me lo sarei aspettato, ma proprio di creare un minimo di rapporto umano con delle persone da tutte le parti d'Italia che fondamentalmente non hai mai visto prima, se non su YouTube. Quindi, un po' il discorso che facevo prima, io non avevo alcuna aspettativa, e il fatto invece di aver conosciuto delle persone davvero carine, con le quali mi trovo bene a parlare, è bella come cosa, perché comunque, cioè, c'è sempre spazio per conoscere persone interessanti, no? Fa sempre bene. E quindi questo mi fa estremamente piacere. Io alcuni di loro li ho già visti, proprio fisicamente, li ho già conosciuti, come la Vergine d'Orecchie, Cacio Casciotta, sono persone adorabili, io mi ci trovo super bene, ci sentiamo costantemente su WhatsApp, cioè, voglio dire, mi piace proprio stare in loro compagnia. Purtroppo loro sono non lontani, però non abitando nella stessa città, ognuno ha proprio impegni, non è che ci si può vedere tutti i giorni, insomma, quindi diventa anche complicato, però è proprio bella questa questione. Poi ci sono altre persone che vorrei conoscere, voi sapete a chi mi riferisco, insomma, ci sentiamo spesso, quindi sapete a chi mi riferisco, le vorrei molto conoscere, però anche lì sono davvero sparse per tutta Italia, quindi è un po' complicato. Però anche questa, devo dire, è stata una cosa totalmente inaspettata che apprezzo davvero tantissimo, cioè, ma proprio tanto. Il miglior sogno e l'incubo peggiore. L'incubo peggiore l'ho già raccontato. In campagna mi sveglio al mattino presto per pisciare, il bagno ce l'avevamo al piano di sotto, quindi accanto avevo mia sorella, io mi alzo, faccio il giro del letto di mia sorella e passo davanti a una porta con davanti una cassettiera, e da quella porta misteriosamente esce un uomo orribile con una faccia tutta distorta, tutta tumefatta, che mi prende, mi sbatte nel letto, mi scrolla e se ne va. Io mi sveglio impauritissimo nella stessa medesima posizione in cui quello mi aveva lasciato, cioè proprio le lenzuola del letto erano tutte proprio come se tu le scrollassi, quindi era una cosa che mi terrorizzava
da morire, ma l'ho sognato per notti. Poi una volta l'ho raccontata a mio padre e mio padre mi ha detto: ma tu non devi aver paura, quando questo ti prende in braccio tu tiragli un pugno, fagli vedere chi sei, vedrai che scappa. Cazzo, effettivamente, ma non me lo scorderò mai, quella notte l'ho sognato, mi ha preso in braccio, gli ho tirato un pugno, uno schiaffo, ora non lo so, quello mi ha lasciato, se n'è andato e non l'ho mai più risognato. Cioè, è stato fantastico quello. Comunque, quello era un po' l'incubo da bambino. Invece il sogno migliore, io difficilmente mi ricordo i sogni, però mi ricordo di aver sognato, ma davvero tipo la settimana scorsa, che nel futuro, eravamo tipo nel futuro, e avevano creato una struttura sulla luna, nel quale le persone con estrema felicità, stavo dicendo, con estrema facilità potevano andare sulla luna e ma senza essere guardati, perché questa struttura era ovviamente chiusa, però era, insomma, si poteva respirare tranquillamente, insomma non c'era gravità, cioè c'era la gravità, e quindi come fosse la Terra, però eri sulla luna, quindi ti guardavi tutta la luna, e pagando un'inezia tipo 10 euro a testa ti guardavano e ti mettevano proprio come gli astronauti, ti facevano uscire sulla luna e tu potevi sguazzare tranquillo e sereno sulla luna con questo minimo di gravità, quindi tu facevi dei salti enormi, cioè, ed era una cosa che mi ha gasato tantissimo. Mi sono svegliato dicendo: madonna mia, sarebbe davvero una cosa fighissima, e me lo ricordo come un bel sogno, non lo so, evidentemente ero proprio, avevo una sorta di predisposizione positiva, ero felice di quello, non lo so, però mi sono svegliato proprio pensando: wow, che meraviglia, insomma. Il migliore ed il peggiore anno. Allora, il peggiore in assoluto è stato il 1997. L'ho già detto, ma perché io sono stato bocciato a scuola con tutte le cose che appunto erano successe, ci ho fatto un video, nel sentito era bocciato in prima media, andate a guardarlo in caso non l'abbiate visto. E vabbè, poi mio padre ha perso il lavoro, insomma è stato davvero un anno dove è successo di tutto e di più. Quindi quello lo classificherei sicuramente tra gli anni peggiori in assoluto. Poi vabbè, anche il 2013 è stato una merda, il 2014 non è stato di meno, vabbè, insomma, così. Invece l'anno migliore, anche lì non riesco a classificarli, nel senso che secondo me tutti gli anni in cui sono stato bambino sono stati davvero belli, ma perché, torniamo al discorso di prima, ero sempre con la mia famiglia e quindi, cioè, io mi divertivo proprio, stavo proprio bene, cioè mi sentivo, io ero un bambino super felice, ma proprio estremamente felice. E quindi, insomma, quelli sono sicuramente stati gli anni migliori. Video tag finito, spero di non avervi troppo tediato con questi racconti, non so ma quanto cazzo è durato? Madonna, vabbè. E niente, spero appunto di avervi un po' intrattenuto e basta, che dire, ci vediamo al prossimo video, a questo punto non so quando sarà, abbiate pazienza, ma comunque vi ringrazio sempre, apprezzo sempre i vostri commenti e come al solito vi bacio e vi abbraccio forte forte. Ciao pezzini!